Allenatori, arriviamo a 7000 like in soli 3 ore e vi prometto che alle ore 14 vi carico l'episodio speciale con Groudon, il leggendario. Abbiamo già catturato Kyogre nello scorso episodio e con lui, ragazzi, dobbiamo finire il duo più figo di sempre. Mi raccomando, allenatori, conto su di voi, anche perché per l'occasione ho costruito un grottino solare che è veramente qualcosa di eccezionale. Lo volete vedere? 7000 like. Buona visione. Tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic95ita, e bentornati nella Domenica Survival, qui con la mod più figa di tutti i tempi, la Pixelmon! Allenatori, avete lasciato un bel pollice in su, anche perché alle 14 potreste vedere Kyogre e Groudon riuniti finalmente, ma dipende solo da voi. Ragazzi, in questo episodio andremo a fare veramente tantissime cose speciali. Avete visto che ho due Eevee squadra, perché sono due Eevee che ho trattato particolarmente bene. E voi direte, perché li hai trattati particolarmente bene? Ebbene ragazzi, hanno la felicità al massimo. Questo vuol dire che di notte diventeranno o un Umbreon e di giorno un bellissimo Espeon. Questo l'ho fatto, ragazzi, per circa una settimanella buona. Tuttavia, non ho solo due Eevee, ne ho altri 5, perché abbiamo Jolteon, Flareon, Vaporeon, Glaceon e Leafeon da fare. Quindi, qui ragazzi abbiamo altri Eevee da poter utilizzare più tardi. Naturalmente ho già raccolto i frammenti perché non mi va di perdere tempo. E ragazzi, vi volevo anche ringraziare perché lo scorso episodio ha raggiunto i 10000 like. Quindi questo vuol dire che siete vicini nel vedere cosa c'è sotto la palestra. Li avete raggiunti, mi manca pochissimo per finire di costruire il tutto. Quindi allenatori, preparatevi che prossima domenica vedrete il sotto della palestra. Siete stati fenomenali con questi pollicioni, e quando li lasciate, Federic vi sa tranquillamente ricompensare. Allora allenatori, mi sono fatto le pesoball naturalmente mi serviranno per Groudon, che essendo un po' molto pesante, magari una botta di culo come è stato per Rayquaza ci può anche sta. Tuttavia, sta per venire a piovere, porca puttana, io ho bisogno, ragazzi, della notte per Umbreon. Va bene, allora, mentre che piove, io direi di approfittarne, ragazzi, perché andiamo a farci i nostri frammenti di pietra. Prendiamone un po', credo che ne bastino 9, e ci faremo le nostre pietre. Quindi facciamo 3, 3 e 3, ed ecco qua la pietra focaia. Facciamo 3, 3, 3 e facciamo la pietra idrica. Poi facciamo 3, 3 e 3, ed ecco a voi, ragazzi, questo preciso, la pietra tuono. Niente di più semplice. Posiamo i frammenti, naturalmente ho le caramelle rare, perché ragazzi, Umbreon e Espeon le faremo grazie alle caramelle rare, che per farle ci ho messo un casino di tempo, veramente troppo. Naturalmente mi avete detto voi come si fa, ho scavato parecchio oro, mi sembra che c'ho anche un po' di mele, sì, esatto. Quindi volendo ne potremmo fare altre in futuro. Non mi va di uscire di certo con la pioggia a me, no, questo mai, io odio la pioggia. Quei due Eevee, ragazzi, ovvero questo Eevee e quest'altro Eevee che adesso tirerò fuori, hanno la felicità al massimo perché li ho tenuti fuori dalle Pokéball per una marea di tempo. E voi qua sotto nei commenti mi avete scritto che più stanno fuori dalle balle e più aumentano la felicità. Gli ho dato anche un po' di bacche che avevo qua, ragazzi, e hanno aumentato la felicità, quindi credo che adesso ce l'hanno al massimo, o almeno spero. Ho già fatto un sacco di fail nel tentativo di farli evolvere, quindi allenatori, speriamo vada bene.
trovare tutti questi Eevee è stato veramente complicato. Ci ho messo troppo tempo. Quindi andiamo subito a farli evolvere. Ok, ora che è giorno dovrebbe essere abbastanza facile fare un Espeon. Quindi Eevee, caro Eevee, vieni qua che ti faccio evolvere. Ah, allenatori, consigliatemi anche qua sotto nei commenti delle strutture da costruire per i prossimi leggendari. Mi raccomando, allenatori, mi raccomando, conto sempre su di voi. I vostri consigli sono importantissimi. Commentate. Voglio sapere tutto di questa Pixelmon. Anche perché siamo quasi a 20 episodi, eh. Ecco qui Eevee. Gli diamo subito la caramella rara che ho preparato. Ecco qua. Impara anche attacco rapido. Leviamo ruggito. Speriamo. Sì! Si evolve. Oh, ragazzi, perfetto. Oh, ecco Espeon. È veramente molto carino, ragazzi. È veramente carino Espeon come Progmo. Anzi, mi piace un casino, tantissimo. Guardate quanto è bello! Ma quanto sei coccoloso! No, cioè, sei troppo coccoloso. Bellissimo. Divino. Allora, vediamo un attimo le statistiche. Abbiamo dimensioni normali, direi che ci sta anche, natura relaxed, difesa e poca velocità. Era meglio uno con tanto attacco speciale per Espeon, in modo che avrebbe shottato tutti, ma non è assolutamente un problema. Fatto ciò, allenatori, io direi che possiamo andarci a prendere altri Eevee. Andiamo direttamente a casa, in questo modo, con il teleport, ragazzi, si fa in 2 secondi. Andiamo a casa e prendiamoci gli altri Pokémon, quindi Espeon lo mettiamo qua. Poi dopo li facciamo uscire tutti. E prendiamo altri Eevee. Prendiamo un Eevee. Questo lo mettiamo qua, che li avevo presi per Groudon, ma va bene. Prendiamo esattamente 3 Eevee da mettere qua, in questo modo. Ok. E mentre, ragazzi, mentre aspettiamo la notte, facciamo evolvere loro. Quindi andiamo a farli evolvere. Li facciamo evolvere sempre qua sotto, che è figo. Ho le pietre con me. Ho pietra tuono, pietra focaia e pietra idrica. Vai, ragazzi, spero che funzioni. Non ho mai fatto evolvere un Pokémon con la pietra, quindi speriamo bene. Allora, Eevee, esci fuori, vai. Eccolo qua. Pietra focaia, gliela possiamo dare? Sì, ok, si sta per evolvere. La visuale si è un po' buggata. Non è un problema, adesso ve lo farò vedere una volta. Eccolo qua, che si è trasformato. Flareon, vieni qua, fatti vedere, non essere timido. Madonna, ragazzi, è bellissimo. È troppo bello, veramente bellissimo. Divino anche lui. Bello che sei. Senza un orecchio, ma sei bello. Cazzo, non ha un orecchio. Mi dispiace per te, Flareon. Ok, ragazzi, ora facciamo un bellissimo Vaporeon. Vaporeon, vieni qua, Vaporeon. Vieni qua. Oh. Ma perché quando li faccio evolvere scappano sempre dall'inquadratura? Questa Pixelmon è fatta male. È cotta peggio. Dai, fatti vedere. Maledetto. Intanto c'è uno che sta sbirciando nella mia palestra. Mi scusi. Lei non è autorizzato a stare qua. Questo è Wolverine. Ok, eccolo Vaporeon. Ma quanto cazzo. Anche tu senza un orecchio? Ragazzi, ma che problemi hanno? Non hanno le ore. Oh, what the fuck? Ok. Ok, no problem. Avrò tutti i Eevee senza un orecchio. Vieni qua, vieni qua. Ma perché scappi? Ma sei stronzo però, eh. Vieni qua. Fatti evolvere. Oh, ora si vede bene. Vediamo se anche lui nascerà senza un orecchio. Devo dire, allenatori, che me l'avete consigliato voi di fare tutte le Eevee Evolution in un episodio solo. Tra l'altro, Jolteon è uno dei Pokémon più forti tipo elettro nella Pixelmon, senza un orecchio, ma è comunque uno dei più forti, in quanto ha la velocità e un attacco speciale veramente devastanti. Ok, torniamo a casuccia bella sempre con il teleport. Vi giuro, ragazzi, usare il teleport è troppo comodo, comodo proprio. Ok, posiamo qui i nostri Pokémon, abbiamo sia Flareon, abbiamo sia Jolteon che il bellissimo Vaporeon. Ora ci prendiamo altri 2 Eevee per fare sia Glaceon che Leafeon. Ho altre 3 caramelle rare, ragazzi, me le ero preparate appositamente. Ok, la notte deve ancora calare. Quindi, ragazzi, io mi sono segnato i waypoint dei posti più particolari del gioco, come il grottino solare che ho già preparato, tranquilli, di Groudon, il tempio di Moltres. Io, ragazzi, li tengo così perché sennò vedete tutti i segnalini ovunque per la mappa, quindi li faccio in questo modo. Abbiamo la farm boss leggendari perché nel mesa spawnano un sacco di boss leggendari
particolare di Mega Charizard, quindi là potremmo ottenere la orb, quindi l'ho soprannominato Farm Box. Poi ragazzi abbiamo il laboratorio di Mewtwo, le solite cose, l'antro abissale, Celebi eccetera eccetera. Andiamo da Articuno, vediamo un po'. Pietra Glaceon, doveva essere questa qua, quindi io ti tiro fuori, Glaceon, magari, vediamo un po' se si evolve. Qua, vediamo. Oh, perfetto ragazzi, non si vede mai un cazzo, ma perfetto. Ok, facciamo evolvere questo nostro Eevee e vediamo un po' cosa esce fuori. Mamma mia, Glaceon non l'ho mai visto nella Pixelmon, quindi sarà la prima volta anche per me. Ma no, ma no, ma quanto sei bello. Anche tu senza un orecchio. Ragazzi, hashtag senza un orecchio. Hashtag senza un orecchio. Eevee senza un orecchio. Sono più cattivi senza orecchio, eh. Tra l'altro, la pietra è proprio vicino all'altare di Articuno. Maledetta orb, un giorno ti troverò. Va bene, Glaceon l'abbiamo fatto. Ora manca, ragazzi, sempre con il nostro bel waypoint, la pietra di Leafeon che ho trovato in questa bellissima foresta. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Naturalmente li ho trovati prima di fare l'episodio, sennò questo episodio durava un'ora e poi non vi piace. Caro Eevee, esci fuori, vieni qua, caramellina ra... Dove scappa? Ehi, hey, Eevee, stia buono qua. Oh, eccolo qua. Oh, evolviti in un bellissimo Leafeon. Tra l'altro, ragazzi, non viene la notte. E finché non viene la notte, non posso fare Umbreon. Quindi sarebbe anche il caso che... Dai, su, vieni notte. È sempre notte, non viene mai notte? Ed ecco qui il nostro Leafeon. Senza un orecchio. E devo dire che lui è il più bruttino, eh. Lui è il più bruttino. Esca qui insieme al suo amico Glaceon. Madonna, Glaceon, quanto sei grande! Troppo grande! Esageratamente troppo grande. Ok, sta venendo la notte. La notte, la notte, la notte. Sì ragazzi, lo sento. Un Mega Charizard che vola. Bello. Ok ragazzi, sta facendo notte, quindi andiamo subito a casuccia bella e tusorella, perché ragazzi adesso andremo a far evolvere Umbreon. Però nel mentre, perché ancora ci vuole un po', voi mi avete consigliato tante cose qua sotto nei commenti e adesso vi farò vedere anche cosa mi avete consigliato. Cose veramente troppo interessanti, naturalmente. Quando mi consigliate queste cose io vi amo. Dato che ho fatto comunque la struttura per Celebi, come potete vedere, il tempio della voce della foresta, io l'ho già catturato Celebi e ho pensato, una volta che catturiamo i Pokémon, perché non creare con lo scalpello un Pokémon da mettere qua, che potrebbe essere Celebi come statua. Tanto il Pokémon già l'abbiamo catturato, quindi ci sta, no? È anche elegante, lo mettiamo magari in dimensioni gigante, lo salviamo. E qua ragazzi c'è Celebi. Guardate che bella idea che mi avete dato. Ci sta di brutto, tanto Celebi già l'abbiamo catturato qua. È solo per abbellimento. No ragazzi, ci sta di brutto. Cioè ci sta veramente di brutto e fa brutto là. È bellissimo. E dato che abbiamo fatto questo per Celebi, direi di farlo anche con l'antro abissale per Kyogre. Sarebbe ottimo mettere Kyogre al suo posticino. Farò lo stesso nel prossimo episodio con Groudon, se questo episodio raggiunge i tot like richiesti. Mi raccomando. Quindi scendiamo nell'antro abissale e andiamo a fare appunto il Kyogre. Ci vorrà ancora un pochettino, siamo quasi arrivati. Eccoci qua, eccoci qua. Ok, andiamo a piazzare il nostro Kyogre di compagnia. Aspetta, lo mettiamo un po' più viabra. Facciamo qua, va? Ok, facciamo Kyogre, dimensioni naturalmente sempre grosso. Kyogre, aggiorniamo. E direi di fare salva. No ragazzi, ci sta di brutto, cioè veramente è bellissimo. Sta là riposante, dice niente nessuno. Vero Kyo? Sta una pacchia stai. Perfetto, questi sono sempre i vostri meravigliosi consigli, eh. Ma che io giustamente ascolto sempre perché siete fenomenali, fenomenali. A questo punto manca veramente poco alla night, alla notte. Quindi abbiamo Flareon, Jolteon, Vaporeon, abbiamo Espeon, Glaceon, Leafeon, un Eevee così che ottengo giusto per. E poi ragazzi dobbiamo fare evolvere, dobbiamo fare Umbreon. Porca miseria, dobbiamo fare Umbreon. Andiamo a fare sto Umbreon. Sì, si sta facendo notte, perfetto. Oh ragazzi, momento, manco a farla apposta, preciso preciso. Andiamo a fare questo benedettissimo Umbreon, che secondo me ragazzi ci sta di brutto, ma proprio di brutto. Mamma mia, non so se è arrivato il momento, forse devo aspettare ancora un po', anche perché ho l'ultima caramella rara e non vorrei sprecarla in questo modo. Eevee naturalmente è al massimo della felicità, o almeno spero, giuro, l'ho fatto camminare troppo ragazzi. Cioè l'ho tenuto così per un'ora e mezza, così per un'ora e mezza. E diciamo che ogni 60 secondi dovrebbe aumentare di 40 di felicità e Eevee si evolve sui 240. Però non so se
in un minuto aumenta di 40 o di poco. Non lo so, c'è la wiki che dice una cosa e voi che ne dite un'altra. Quindi devo un attimo aspettare. Ok, guardate come se ne sta andando il sole. Ok ragazzi, è notte fonda. È proprio notte fonda fonda fonda. Quindi adesso credo che il nostro Eevee si evolva in un bellissimo Umbreon. Proviamo. Proviamo, attacco rapido, elevazione. Sì, ragazzi! Umbreon, Umbreon, Umbreon. Perfetto, veramente perfetto. Guardate un po'. Eccolo qua. Bellissimo. Divino, anche lui senza un'orecchia. Vediamo un po'. Senza un'orecchia. No, ragazzi, Umbreon è il più bello. È il più bello, veramente pazzesco. Eccolo qua. Ecco qua, anche lui con la poca velocità, me gli ho dato tutte le bacche per diminuire la velocità, però aumentava la velocità, quindi ci sta. Ebbene allenatori, spero che questo episodio della Pixelmon vi sia piaciuto. Le Eevee Evolution me le avete consigliate voi, quindi consigliate qua sotto nei commenti altre cose da fare. Mi raccomando, un bel pollice in su che mi aiuta tantissimo a crescere su YouTube e aiuta anche la serie a essere fidelizzata al 100%. Da Federico è tutto, ci vediamo alle 14 con un nuovo episodio, sempre se questo episodio raggiungerà tot like richiesti. Da Federico è tutto, Eevee Evolution completate, completiamo il Pokédex e poi andiamo da Mewtwo, perché so che lo aspettate. Prossima settimana avremo Mewtwo, dipende solo da voi. Buona visione per il prossimo episodio di 14. Ciao allenatori!